Bentrovate, bentrovate amiche, ma soprattutto amiche. Io Dodò siamo ancora a bocca aperta dopo questo capitolo 1500%. Mamma mia. Oda criminale, con questa rivelazione incredibile di Zunesha, ovvero questa nuova novità che Zunesha era un elefante. Pazzesco, incredibile. Dodò, ti prego, non cadere, lo so che sei sconvolto. Allora, Parliamo di Zunesha. Parleremo di Zunesha in un altro video. Zunesha è questo elefante enorme, molto grande. Un animale che è alto 3 volte l'Everest. Che, come sappiamo, era enorme. Ci viene detto sull'isola degli uomini Jimbutsu, ovvero che Joy Boy era un Jimbutsu. Cos'è un Jimbutsu? Jimbutsu è un termine che intende un Jimbutsu. Quindi, banalmente, Joy Boy potrebbe essere Zunesha, potrebbe essere un antico elefante gigante. Ma se non fosse così, se ce l'avessimo da anni la vaselina sotto al naso, e se noi colleghiamo la figura di Joy Boy con quel cazzo enorme nascosto nel retto dei 5 anziani, potrebbe essere semplicemente che Zunesha era razzista. Non sappiamo. Il fatto è che Zunesha ha fatto uccidere diverse figure del credo buddista, facendone blocchi cubici. Restando in quel di Zo, dove il pelo è gargantuesco e le corna sono armi ancestrali, i Mink aumentano il loro pelo e le corna grazie alla luce della Divina Misericordia, con il quale si trasformano in garpi. Capra! La capra viene da sola, con le mammelle gonfie. Una sorta di licantropia che li rende fattissimi. Vivono sul prepuzio di un elefante gigantesco, gargantuesco, enorme. Un animale che è alto 35 km, Zunesha. Il nome di questo elefante è Zunesha. Di Roger si collega direttamente al Truce Glan. Secondo le leggende di diverse culture, nel nostro mondo ci fu un tempo perduto. Ci fu un'età dell'oro. E quindi l'età dell'oro? Allora, l'età dell'oro era il regno antico. Kaido stesso ci dimostra pienamente che Zunesha è il regno antico. Questo è un paese speciale. Questo non è un paese a caso. È il paese che amo. Lo sapete che i kanji che compongono la parola pianeta Nibiru significano proprio luce e luna? Più luna, più luna, più luna, più luna. Come mai tutti questi riferimenti alla luna? Non lo so. Non sappiamo un cazzo! Però pensaci. Io potrei campare parlando male di Zunesha. Una merda! E ruba le luci, chiaramente. Un animale che è alto 350 volte l'Everest. C'ha un ukaz gigantesco. Una roba di 25 km. Cioè, la gente, vi ho detto, crede che Mihawk possa essere Zunesha. Possa essere Gesù Cristo! Cosa c'entra il film One Piece con Zunesha? Beh, qual è la caratteristica più strana di Zunesha dopo la sua mastodontica erezione? Il fatto che porta il popolo dei Mink che arrivavano da tutto il mondo per farsi un Zunesha da più di 1000 anni, generando figli che generano figli. Zunesha può essere la mamma di Luffy. È ovvio, no, scusami. Loro non hanno idea che Zunesha sia il frutto Ope Ope di Law, oppure il frutto in questione. L'Ope Ope nel nostro caso è Zunesha. E quindi veniamo al frutto Ope Ope. Noi conosciamo Law dal capitolo 400-765, durante il flashback di Law. Doflamingo chiama Zunesha. Pensa tra sé e sé all'operazione a cui sicuramente suo fratello Zunesha vuole fare affidamento per trasformarsi in donna, e hanno fatto Luffy. Poi Luffy incontrava la mamma e la mamma era Croco Robin. Allora questo identifica il fatto che praticamente Oda ti dice che questa roba verrà messa su Fributa. Cioè, lui la spiegherà così. Eccoci alla chiusura del discorso. Una fanciulla fa una specie di salto nel tempo. Appena detto tornerà l'età dell'oro. Già, dimenticavo questo. Tornerà un giorno l'età dell'oro. L'età dell'oro era laggiù, sepolta 800 anni nel passato. Non c'erano le navi, non si navigava, i pini se ne stavano tranquilli in montagna. C'era un sovrano divino, Musama, viene a dire no, il potere, l'imperium, è proprio il frutto dell'opera che il potere è in sé, il frutto del diavolo che ha messo in giro questa cosa. E gli nobili mondiali che dominano il mare ci sono cascati e lì si riunirono, lo picchiano. Allora era il fanciullo che doveva nascere. Adesso invece l'uomo della provvidenza c'è.
è già qui, è già arrivato a Anokunik per aprire i confini. Cosa cacchio vuol dire? È importantissimo.